Ritornare al cinema dopo il lungo periodo di chiusura e magari farlo per andare a vedere un film tutto marchigiano, realizzato nei comuni di Falconara Marittima, Jesi, Filottrano e Ancona. È una produzione libera, indipendente, marchigiana, che ha voluto con la trama e l'immagine segnare il ricordo di quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale sul nostro territorio, la battaglia di Ancona, con i luoghi di Falconara Marittima, Filottrano, Jesi. Ma poi soprattutto ha una particolarità, che è quella che ha voluto costruire proprio il film sulla base di artisti, di tecnici e di altri operatori proprio marchigiani. Quindi è davvero un film, tra virgolette, nostro, senza alcuna differenza, diciamo così, fra l'identità marchigiana e la possibilità che quell'espressione avvenga attraverso l'arte cinematografica. Stiamo parlando della produzione del regista jesino Marco Cercaci, che tratta di una storia di passione e mistero vissuta alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra le tante cose che uno ha in mente, poi alla fine quella che ha preso più campo è stato questo progetto e sono soddisfatto. Apparentemente è un film di guerra, interessante perché riguarda il territorio, in particolare il bombardamento di Ancona, Falconara, e quindi il momento della liberazione da parte dei polacchi, degli italiani, dalle forze nazifasciste. In realtà, appunto, poi in questa grande storia ce n'è una più piccola che riguarda un po', ecco, una storia un po' dura che non vorrei dire perché, insomma, non voglio svelare. La pellicola, presentata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo delle Marche, verrà proiettata in anteprima nazionale il 9 e 10 novembre presso il cinema multiplex Giometti di Jesi. Un film tutto marchigiano, di un regista marchigiano, girato qua nelle Marche, dove noi abbiamo la maggior parte dei cinema, delle multisale, quindi, come avevo promesso in sede di apertura di queste multisale, il legame di nostro, che siamo esercenti indipendenti con i produttori indipendenti, è fondamentale per noi, per riabituare la gente a venire al cinema, quindi questo ci fa molto piacere, ecco.